E qui è cambiato tutto sfondo. Ma sfondo nuovo, discorsi vecchi, ritorno a bomba sull'importanza della materia in un mondo in cui va di moda dire di essere spirituali. Ci tengo tantissimo a questi discorsi perché molte persone, anche persone che conosco attraverso la scuola di tarocchi, sono persone intelligenti, illuminanti, illuminate, profonde, che sanno dare una soluzione spiazzante al momento giusto. Eppure quando le vedi, sembra che gli manchi qualcosa per andare avanti lungo il loro percorso. E quasi sempre la cosa che gli manca è la praticità. La parte materiale. La soluzione a questo problema non si può trovare assolutamente nella spiritualità, o neppure nella spiritualità vissuta come si vive ad oggi. Perché la spiritualità di oggi prevede che c'è la spiritualità e la materia. Materia come qualcosa di disgustoso. Come se esplodere di spiritualità debba trascinare necessariamente con sé il fatto di ripudiare la materia. Ma questo non va bene. Tu lo sai che non va bene. O meglio, andava bene fino a 100, 200, 1000 anni fa. Fino a che il progresso tecnologico, il progresso scientifico non ha sbloccato delle regole sociali che prima non erano manifeste. Quindi oggi la materia è importante perché senza materia se ne vanno a puttane tante cose. E non sto parlando semplicemente del consumismo. Voglio l'iPhone! Sto parlando di pagare le bollette, sto parlando di mantenere un'automobile, sto parlando di vivere in modo dignitoso, sto parlando di guardare questo video perché se stai guardando questo video probabilmente hai fatto leva su una spesa economica per avere un computer, un tablet, un device, uno smartphone, una connessione internet e così via. Dunque voglio dire che la materia è importante tanto quanto la spiritualità e non deve essere assolutamente qualcosa da ripudiare. Posso affermare che nel mio percorso, quindi non deve essere per forza una verità questa che sto dicendo, la spiritualità è servita per mettermi in asse con chi sono. Una volta che ho capito chi sono, allora ho iniziato a lavorare e a vivere in base alla mia essenza. E quando lavori e vivi in base alla tua essenza, allora ecco che trascini dietro tutta l'abbondanza di questo mondo. Che sia materiale, che sia intellettuale, che sia creativa, che sia sessuale, non importa. Da questo discorso, da questo ragionamento, può sembrare che sto dicendo che l'abbondanza materiale sia una conseguenza della spiritualità. E allora potresti dirmi: vedi, Francesco, ho ragione io, cioè bisogno di essere spirituali per tutto il resto. No, perché qui arriva la fase 2, ovvero una volta che tu vivi in asse con la tua essenza, è vero che inizi a vivere quella che potremmo definire, anzi che altri hanno definito la danza della realtà. Potresti iniziare a vedere delle occasioni, potresti vedere che le cose ti riescono molto facilmente, oppure potresti disporre di un potenziale energetico che ti permette di fare cose che prima erano impensabili. Però, attraverso la pratica, l'azione, la materia, devi essere in grado di finalizzarle queste cose, altrimenti implodi, altrimenti diventi una persona così di grande sapere ma sterile. È un po' il concetto espresso dall'arcano numero 9 dei tarocchi di Marsiglia, conosciuto come l'eremita. Lui difatti chi è? È un essere illuminato, è un essere illuminante, ma allo stesso tempo è anche una persona che viaggia solitaria e nella sua asserzione negativa la solitudine diventa isolamento e una volta che è isolamento lui scade in una grande crisi esistenziale che lo potrebbe addirittura portare alla malattia profonda. E allora se senti che parlare di materia, parlare di denaro è così difficile per te, fidati, non ti rifugiare nello spirituale che sarebbe completamente inutile. Lavora sulla materia, lavora sull'energia dei soldi, perché è importantissima. Inoltre non puoi pensare di vivere nello spirituale scappando dal mondo. O meglio, potresti farlo, ma non qui, non in questa parte di mondo. Magari c'è bisogno, se vuoi questo contatto puro, nudo e crudo con la natura, di andare in una parte di mondo dove ancora c'è questo tipo di vita, Africa, Sud America, ma non puoi pensare di rifuggire dal mondo qui, in un ambiente dove la tecnologia e la scienza ha sbloccato una modernizzazione che prima non era manifesta. Ecco perché mi piace molto un autore che si chiama Vadim Zeland e che non parla di
sistema tecnologico quando parla di Matrix, ma lo definisce un sistema tecnogeno, dato che è stupido pensare di poter distruggere il sistema, di poterlo cambiare, perché questo si è sbloccato dopo secoli e secoli di intervento dell'uomo. Ma quello che puoi fare è giocare secondo le regole del sistema a tuo favore. Non si tratta tanto di dire non compro uno smartphone perché c'è la globalizzazione, c'è il consumismo, io non mi conformo. Questo vuol dire essere stupidi e rimanere fuori dal mondo. Quello che puoi fare è non rimanere sotto a questa tecnologia e usarla fin dove ti è utile. Questa è spiritualità, questa è illuminazione. Dunque non ti vergognare se senti un senso di disagio non appena il discorso va a finire sui soldi. Non ti vergognare se credi di aver bisogno di lavorare sulla parte materiale dell'esistenza nonostante sei lanciato nel percorso spirituale. La materia è importante quanto lo spirito. È proprio perché non c'è scissione nell'uno che queste due realtà si manifestano contemporaneamente. Se vuoi capire il messaggio che ti sto mandando, sono contento. Questo è anche il motivo per cui tanta gente rimane sulla teoria, rimane sullo spirito, e così si salta da una dottrina a un'altra. Una volta è la legge d'attrazione, poi si passa ai tarocchi, poi si va all'astrologia, poi si va al transurfing, sempre cercando una risposta a qualcosa che non arriva mai. Diventa un po' come quel pesce che nuota nell'oceano, si avvicina ai pescatori in barca e sente questi che dicono bello questo oceano, e il pesciolino passa tutta la vita a cercare l'oceano quando in realtà vede solo acqua. Se sei troppo attaccato alla definizione, se sei troppo attaccato alla parola, se sei troppo attaccato alla teoria, non ne avrai mai niente. Perché percorso spirituale vuol dire conoscersi. Una volta che ti sei conosciuto, puoi mettere in pratica ciò che sei e vedrai che l'abbondanza materiale verrà da sé. Ah, e non ti dimenticare di aprire le braccia e saper ricevere. Ma quello è tutto un altro capitolo.